Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. 3-6-1 è il modulo con cui si schiereranno sul rettangolo di gioco. Che ne dici, Luca? La curiosità maggiore ce l'ho sul comportamento dei sei uomini a centrocampo. Sarà interessante capire il ruolo di ognuno di loro. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio. La mia ipotesi è che i mediani con caratteristiche offensive saranno piuttosto mobili tra le linee, mentre gli altri dovranno essere più disciplinati nel coprire gli spazi. La partita è iniziata. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Al tiro, parata di Szczęsny, grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Calcio d'angolo battuto corto. Il Verona a calcio di punizione. C'è il colpo di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Rabiot. Ottimo il fraseggio. Cristiano Ronaldo. Numero! La gioca sulla destra. Spazza via senza fronzoli. Rimessa con le mani. Rabiot, Bentancur, Chiesa, riceve il passaggio, intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Attento! Attento! Decidono di giocarla all'indietro. C'è il lancio lungo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non la perdere. Zaccagni. Ha la possibilità di andare verso la porta. Zaccagni aveva pescato magnificamente il compagno. Lasagna. Perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Tocca in avanti. Palla al centro. Decide di non rischiare. E il difensore respinge. La Juventus si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari.
il Verona al calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Demiral cerca di pescare il compagno col filtrante. E trova bene il compagno. Faraoni, di forza. L'appoggia sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Alessandro. Alessandro prova. Para con grande sicurezza. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Bentancur la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Tiro di Rabiot. Non lo mollare. Si libera della palla ed evita complicazioni. Rabiot cerca lo spunto. Interviene tempestivamente. Dunque, rimessa laterale. Chiesa. Se ne va. Prendilo. Alessandro. Un intervento impeccabile. C'è l'opportunità per il contropiede. Lasagna. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate. Ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Allontana il pericolo. Mette in mezzo il traversone. Zaccagni. Barak. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone lungo in verticale. Zaccagni. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Scodella in avanti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Colpisce il pallone. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Palla a Lazovic. Da lì può segnare. Cerca il numero. E trova il compagno. Conclusione. E il pallone finisce in rete. È arrivato il gol del vantaggio. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Ha segnato il 64esimo numero 92.
Si riparte dall'1-0. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Può andare in rete. Cristiano Ronaldo prova la conclusione. Supera la linea, gol! Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Perfetta parità, dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Il Verona a calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Occhio alla parata di Szczęsny. È stato splendido l'intervento del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Lungo passaggio in avanti. Contrasto molto deciso. Lancia il compagno in profondità. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Arriva Cristiano Ronaldo. Bella apertura. Cerca lo spunto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opportunità di ripartire. Fa avanzare l'azione con il... Ecco il tiro! Grande occasione sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Chiesa. Chiesa. Il suo pallone è morbido. Riceve un pallone interessante. Da lì può segnare. Preferisce il retropassaggio. Calcio di punizione per la Juventus. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Cristiano Ronaldo! L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Sceglie il lancio lungo. Lasagna si allunga per arrivare al pallone. Siamo attenti. Cristiano Ronaldo. Tocco preciso. Cerca lo spunto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Alessandro era ben posizionato e ha intercettato il pallone. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Vediamo se può capitalizzare. Calcio di punizione per la Juventus.
Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Riceve la palla e l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Lancio lungo del portiere. Non c'è più tempo, finisce qui. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca?